Ci troviamo qui in una pausa dell'intensa attività della settimana dei bambini del Mediterraneo che ha avuto inizio il 17 ottobre, lunedì, oggi mercoledì. Possiamo già fare, credo, un primo bilancio ad ognuno secondo le esperienze che ha avuto in questi giorni. Cominciamo da un famoso illustratore, Antonio Boffa, che ha portato, credo, una grande novità nel mondo dell'illustrazione per ragazzi. Antonio, come sta andando questo tuo viaggio in mezzo ai bambini del Mediterraneo? È un'esperienza molto positiva e oggi è il mio primo giorno, sono stato in delle scuole della primaria, esperienza bella, collaborazione da parte degli istituti, delle docenti e molto interesse da parte dei bambini. Me ne tengo molto contento e spero di poter ancora dare un contributo a questa magica avventura che è la settimana dei ragazzi di Ostuni. Padre Ottavio, tanti anni in giro per il mondo, Messico, Africa, fondato anche una casa editrice. A Ostuni perché? Come sono andati questi primi giorni? In un modo meraviglioso, perché io non mi aspettavo di trovare in una città come quella di Ostuni un'iniziativa che coinvolge tutte le scuole a tutti i livelli e che insieme alle scuole e attraverso le scuole coinvolge le famiglie. E questa è la cosa più bella, la cosa più importante, creare insieme dei ponti che uniscono le diverse realtà per costruire un mondo nuovo, un mondo dove la vita sia vita per tutti. Grazie per questa opportunità che mi avete concesso in questi giorni. Ma la sua esperienza di incontro in questi giorni, che cosa offre lei ai bambini e ai ragazzi? Beh, io ai ragazzi e ai bambini dico questo, che il mio Dio non è il Dio dei paletti, dei sensi proibiti o dei sensi vietati, è il Dio degli orizzonti. E l'orizzonte che deve essere un orizzonte per tutti, è l'orizzonte di un'umanità dove ci apprezziamo, ci stimiamo e insieme costruiamo futuro, ricordando che in questo momento io vedo le cose da qua verso là, tu le vedi da là verso qua, assieme possiamo avere una visione d'insieme e costruire davvero una società nuova dove trionfi la pace, la giustizia, la verità e l'incontro tra le persone. Dario, tu sei venuto dal primo momento, ti sei trovato al corteo, poi parleremo anche del gruppo che hai invitato qui da Genova. Ecco, la tua esperienza professionale dentro questa settimana, come sta andando? Allora, sta andando molto bene, ho notato che le insegnanti sono molto disponibili e attente, ma soprattutto la cosa che mi ha da un lato colpito e mi ha fatto molto piacere vedere che ci sono bambini e ragazzi che hanno tanto bisogno di sentire raccontare storie e quindi in qualche modo sento anche che il mio ruolo può avere un senso, cioè qualcuno che racconti loro delle storie, perché nel momento in cui si apre un libro e si comincia a raccontare, i ragazzi si fermano, fanno silenzio, ascoltano e questa cosa del silenzio, dell'ascolto che si crea nel momento in cui si apre il libro l'ho notata in maniera molto forte. In ogni momento in cui ho avuto modo di incontrare ragazzi, insegnanti come ieri pomeriggio, si apre il libro e si crea il silenzio, l'attenzione. E si entra comunque in relazione e da lì poi si comincia a discutere. È quindi un'esperienza molto positiva, ci sarebbero tante cose da dire. Sto cercando di rielaborarle perché è un'esperienza molto arricchente sia per me e spero anche per le persone che in qualche modo incontro e incontrerò. Tu mi hai suggerito di invitare a questa settimana un'associazione di Genova, Nuovi Profili. Vuoi presentarla tu? Allora, diciamo, se devo essere sincero, mi sono informato, ho chiesto a più persone se c'era un'associazione, una realtà che in qualche modo potesse rappresentare, la Settimana dei Bambini del Mediterraneo e mi hanno suggerito questa associazione Nuovi Profili, che è composta da ragazzi provenienti appunto da varie realtà, da varie culture, che collaborano tra di loro e in qualche modo, rappresentano la materializzazione della possibilità di stare insieme, di condividere e di portare la testimonianza che insieme si possono fare delle cose interessanti e molto belle, poi saranno loro a raccontare quello che fanno. Ecco, qualcuno di loro, la tua esperienza a Nuovi Profili, la tua esperienza a Ostuni.
La mia esperienza come nuovo profilo è iniziata 2 anni fa quando ho conosciuto Si Mohammed che fa parte, cioè tra i fondatori dell'associazione e come concetto mi ha attirato e allora cioè, poi condividevo anche con loro cioè, tanti principi, tante idee, tante cose cioè, e da lì ho iniziato a partecipare con loro nei diversi laboratori, nelle scuole e anche a fare dei seminari su diversi concetti come la cittadinanza, l'intercultura cioè, e altre tematiche diverse. Ad Ostuni cioè, è stata un'esperienza bellissima, abbiamo fatto dei laboratori con bambini alla scuola elementare cioè, dove abbiamo fatto dei racconti in diverse lingue, cioè praticamente facevamo racconti in una lingua straniera e poi lo facevamo anche nell'italiano, così cioè, all'inizio vedevamo anche come interagiscono i bambini quando sentivano una lingua diversa, che non capivano niente e come cioè, si sentivano anche loro quando, cioè, come si sono in un paese dove non capivano cioè, la lingua. E poi vabbè, sono stati anche bravissimi i bambini, cioè, ci hanno aiutato anche nel nostro lavoro, abbiamo fatto dei giochi e oggi abbiamo fatto cioè, un incontro con dei ragazzi di superiore che è stato anche quello ricco e abbiamo condiviso tante idee, abbiamo avuto un'esperienza bellissima. Grazie. Prima di tornare a Nuovi Profili, da 10 anni ad Amà, qui alla settimana, 10 anni di settimana, che cosa ha significato per te? Beh, per me ha significato un'opportunità grande di far conoscere la mia storia, di conoscere storie nuove, perché secondo me la convivenza, solo convivendo insieme possiamo apprendere realmente senza pregiudizi quelle che sono la cultura di un popolo, di un altro, quindi eliminare queste barriere. Io da 10 anni sto qui, mi sono integrato molto bene. Io la mia funzione adesso durante la settimana dei bambini del Mediterraneo è quello di far capire che comunque attraverso l'incontro, attraverso la conoscenza diretta, si possono superare i pregiudizi, ecco, e dare l'opportunità ai bambini di conoscere un'altra cultura, secondo me è importante, perché comunque sia modo di scambiare, di stare insieme. Stamattina dove sei stato tu e come è andato l'incontro? Sono stato a Cisternino, l'incontro è stato molto bello, in cui comunque ho raccontato la mia storia, una storia difficile. La cosa che io cerco di far passare è soprattutto il fatto che con le opportunità che si hanno in questo mondo, in questa Italia, oggi come oggi, anche se è un po' difficile, però rispetto ad altri posti la possibilità di poter studiare è una possibilità che più o meno hanno tutti. E studiando si può cambiare, possiamo cambiare noi stessi, il mondo, possiamo cambiare il nostro mondo, e avere l'opportunità di farlo è una cosa molto grande che purtroppo in altre parti del mondo non si ha. E quindi io racconto la mia storia per far sì che altre persone qui in questa Italia si possano sentire leggermente più fortunati. E invece quest'anno per la prima volta abbiamo un rappresentante dell'Egitto, Egitto oggi in movimento, Egitto a Ostuni, come va? Ecco, mi chiamo Joseph, vengo dall'Egitto, Alessandria d'Egitto, quindi Alessandria sta sul mare, lega l'Italia col mare, con l'Alessandria. Io vengo qui per testimoniare un po' la mia esperienza personale diretta nel mio paese che attraversa un periodo un po' difficile dopo la rivoluzione del 25 gennaio. Sono un ragazzo cristiano. Siamo una minoranza in Egitto, siamo un 10%, però ecco, è importante ascoltare anche l'aspetto cristiano di una persona che vive in questo contesto che è maggioranza musulmana. L'Albania viene da quanti anni qui e che valore ha per voi tornare a Ostuni? Beh, l'Albania è dall'inizio che viene qui. Noi come gruppo siamo 4 anni, veniamo dal nord-est Albania, proprio
Poi comunque come Albania, come rappresentanza ufficiale, sono da fin dall'inizio che vengo qui. Niente, noi siamo da 4 anni che siamo qui, il fatto che ritorniamo ogni anno vuol dire che ci piace, è tutto positivo e ci crediamo in questa settimana. Antonio, italiano che viene con un'associazione multiculturale, la tua esperienza a Genova e la tua esperienza a Ostuni? Beh, la mia esperienza a Genova, ecco, non sono l'unico, ci tengo a dirlo, appunto, italiano, i nuovi profili, ne abbiamo un altro, insomma, e proprio perché nuovi profili non vuole neanche escludere quelli che sono partecipi comunque in questo paese del meticciato culturale, grazie non solo alla struttura propria dell'Italia, che da secoli, insomma, si trova in crocevia di rotte, di popoli, ma anche oggi grazie al cosiddetto fenomeno dell'immigrazione, insomma, noi siamo attraversati anche da... possiamo anche incontrarci, ecco, con assumere caratteri specifici provenienti da altre parti del mondo. L'esperienza qua ad Ostuni, per noi è il primo anno, siamo veramente contenti di essere con esperti che sono magari più esperti di noi, anche per età, ovviamente noi siamo molto giovani. E abbiamo portato tre laboratori principalmente, uno rivolto ai più piccoli, di cui magari hanno già parlato, insomma, i miei colleghi, e che è la fiaba bilingue. È stata una sorpresa per noi, che siamo abituati comunque alle classi di Genova, a trovare, almeno ieri, per quanto mi riguarda, erano tutti di Ostuni addirittura, i bambini. Quindi raccontare un'esperienza nuova, anche raccontare una fiaba in arabo e poi in italiano a delle persone, a dei bambini che parlano solo italiano, e per loro comunque penso sia stata un'esperienza nuova. Poi oggi ci sono state un paio di conferenze a cui hanno partecipato 2 licei sulla primavera araba, di cui abbiamo parlato, in quanto tra di noi sono 2 ragazzi marocchini. Sono stati accompagnati anche da Joseph, ho svolto la tesi proprio sul cambiamento degli atteggiamenti culturali dei giovani marocchini, vivendo in Marocco 6 mesi, quindi insomma. Poi abbiamo anche dei laboratori musicali, sono stato svolto da Olmo, qua abbiamo con noi a Brindisi. Com'è andata Olmo? Molto contenti, perché al di là, come ci avevi giustamente messo in guardia i primi giorni, al di là di alcuni aggiustamenti tecnici e organizzativi, è sempre un grande piacere riuscire a lavorare in questi ambiti, anche così diversi da quelli, appunto, come diceva Marco, cui siamo abituati a lavorare, a avere a che fare a Genova. Molto interessante la scuola media Kennedy Mameli di Brindisi, dove questa mattina si è riusciti a portare avanti 4 laboratori, esatto come anticipava Marco, sulla musica come chiave di lettura della storia dell'uomo e della storia delle migrazioni dell'uomo. E quindi è interessante soprattutto attraverso un linguaggio come quello musicale, che è per certi versi universale, comunque molto pratico, molto concreto, riuscire a far ragionare poi i ragazzi sul fatto che è veramente naturale per l'uomo spostarsi, viaggiare, incontrarsi, e sebbene non sia scontato e non sia facile farlo, è naturale, e da questo nasce sempre un grande arricchimento. Dirlo è facile. Più interessante riuscire a farlo esperire, per esempio attraverso un linguaggio così proprio rispetto agli adolescenti, preadolescenti, per esempio attraverso la musica, e quindi fargli riflettere che il rap, che la salsa, il reggaeton nascono proprio da meticciamenti, incontri, viaggi, e che in futuro i generi musicali che nasceranno anche a Brindisi, anche in Puglia, saranno frutto, sicuramente lo sono già. Alcuni esempi sono evidenti, gruppi come Sul Sound System. Questa mattina ho conosciuto un altro gruppo, me l'ha fatto ascoltare proprio i ragazzi, non mi ricordo il nome, dove si sente parlare dialetto, no? Ostunese, brindisino, pugliese, ma le basi elettroniche sotto sono americane o giamaicane o africane, per quanto riguarda le ritmiche. Quindi molto interessante poter confrontarci con la realtà ostunese, brindisina, il Salento in generale, e un grande ringraziamento quindi a chi organizza tutto questo e a chi poi lavora tutti i giorni in realtà in questi ambiti, quindi le scuole, gli insegnanti che fanno il lavoro più grosso. Speriamo che possa proseguire ancora tanti anni questa esperienza del Festival Mediterraneo, l'incontro, pace, cultura, diritti, perché è molto importante e molto bella.